Abbiamo visto che Marte c'è atmosfera, Marte c'ha acqua e c'ha acqua a temperatura normale. È vero, vi ho detto che la temperatura media è meno 140 più 30, ma magari all'equatore è come al deserto del Sahara. Io sono stato al Cairo a filmare un documentario sulle piramidi. Ti devi vestire a cipolla, perché la notte la temperatura scende sotto zero, durante il giorno crepi dal caldo. Quindi da meno 5, meno 7, di notte meno 3, di giorno arrivi a più 40, più 45, ma c'è vita, ci sono le palme, le caprette, le pecorelle, c'è il Nilo, c'è tutto. Quindi se noi ci spostiamo all'equatore di Marte e abbiamo un range di temperature estreme compatibile con la vita, quindi diciamo meno 10, meno 15, più 30, lì ci si campa benissimo. Se no, è anche assurdo ipotizzare di mandare gente a vivere in un posto dove c'è meno 140 più 30, non è un posto dove si vive bene. Però, ripeto, è sempre un modo di dare le notizie in una forma che può anche essere vera, come vi ho spiegato del discorso dell'acqua salata, ma è vera però in una forma che induce una riflessione sbagliata. No, beh. Perché se tu parli magari con un ragazzo che studia astronomia, dice no, è impossibile, non ci può essere vita perché c'è meno 140 più 30. Sì, ma sono le temperature medie, le estreme. Devi andare nelle zone specifiche, devi vedere come l'equatore. Dammi le temperature medie dell'equatore. Ci possono essere delle nicchie ecologiche. Ad esempio, sulla Luna ci sono nicchie, diciamo così, non ecologiche, ma climatiche, dove, a parte il polo, in altre zone della Luna c'è l'acqua ghiacciata. Non è secca la Luna. Adesso quindi andiamo a vedere se Marte, oltre all'acqua, all'atmosfera e i colori come la Terra, c'ha anche la vita. E partiamo dalla missione delle Viking degli anni 70, che era costituito da un modulo orbitante. L'orbiter è un modulo di atterraggio, il lander. Gli obiettivi delle missioni della Viking erano ottenere immagini ad alta risoluzione per l'epoca di Marte, caratterizzare la struttura, la composizione dell'atmosfera e della superficie e ricercare tracce di vita. Quindi, già da allora, negli anni 70, 76 per l'esattezza, queste sonde montavano a bordo un piccolo laboratorio di analisi con un braccio robotico in grado di prelevare suolo marziano e analizzarlo per capire se poteva contenere tracce di vita. Lanciato il 20 agosto del 75, il volo è durato 10 mesi e il 19 giugno è arrivato. Durante il primo mese di permanenza in orbita, la sonda, quindi con l'orbiter, la sonda riprese numerosissime immagini della superficie marziana, compresa quella famosa struttura che fu chiamata la faccia di Marte nella valle di Sidonia, alla ricerca di un luogo adatto per l'atterraggio. Il 20 luglio il lander del Viking, quindi arriva il 19 giugno, un mese dopo, il 20 di luglio, il lander del Viking 1 si stacca dall'orbiter ed è atterrato sulla superficie di Marte in quella zona che viene chiamata Crise Planitia. Questo è il lander, che era stato precedentemente sterilizzato in modo accurato durante l'assemblaggio sulla Terra. È strano, ho letto un articolo scientifico qualche giorno fa, il livello di sterilizzazione che fu fatto con la Viking non è stato raggiunto sulla Curiosity. Oggi sono molto più approssimativi nello sterilizzare i moduli di atterraggio. Perché? E hanno giustificato con questo fatto il discorso che qualcuno ha detto: ma scusate, avete trovato l'acqua? È salata? Perché non ci mandate la Curiosity ad analizzarla, visto che sta lì, c'è il laboratorio a bordo, fatela analizzare. E la NASA ha risposto: no, non l'abbiamo sterilizzata bene. Quindi, siccome non vogliamo contaminare Marte, non la facciamo andare dove c'è l'acqua. Ma sei cretino. Quello è qualche tonnellata di ferraglia, plastica. Non si sa cos'altro, Marte l'è già contaminata.
Quindi non la mandano, ovviamente, perché lo sanno già. E non sterilizzano perché ormai sanno benissimo cosa c'è su Marte. Non hanno più bisogno di essere così accurati come lo furono con la Viking, perché non ci posso credere che l'accuratezza che raggiungevano con la tecnologia del 76 non la raggiungono con la tecnologia del 2005. Scusate, del 2012. Sei cretino? Mi stai mentendo. Cioè, stai creando falsi presupposti per non dirmi la verità. L'orbiter, allora, la durata prevista della missione era di 90 giorni, a partire dal momento dell'atterraggio, per quanto erano, diciamo, i presupposti tecnologici della sonda. Ma sia il lander che l'orbiter continuarono ad operare ben oltre i termini previsti. L'orbiter addirittura per 4 anni, ce l'avevano pensato che funzionasse 90 giorni, ha funzionato per 4 anni. Che strano, che successo. Inviando insieme alla sonda gemella Viking 2 più di 1400 immagini del pianeta con risoluzione compresa fra i 300 e i 150 metri. Abbiamo visto che l'IRISE ha la risoluzione di 30 centimetri, quindi qui siamo 300 e 150 metri, quindi una risoluzione oggi spaventosamente più elevata, una definizione quindi enormemente più alta. In alcune particolari regioni riuscì a raggiungere, ovviamente erano zone elevate, la risoluzione, la Viking nel 76, di 8 metri per pixel. Quindi scendeva dai 300 ai 150, gli 8 metri di risoluzione, ma siamo ancora, nonostante gli 8 metri, ben lontani dai 30 centimetri dell'IRISE. Quindi l'IRISE è una macchina con standard militari. Questo però è una bellissima foto di un'alba marziana fotografata dall'under della Viking. E vedete che anche qui rigorosamente a colori e rigorosamente con un bel cielo azzurro. Le apparecchiature a bordo dell'Under erano alimentate da un generatore termoelettrico a radioisotopi, quindi era una batteria radioattiva, e poi mi vengono a dire che hanno paura di inquinare Marte, che forniva 70 watt di potenza. Infatti i marziani, quando hanno mandato questa cosa qui, si sono incazzati, poi vi leggo il comunicato, che dovevano essere opportunamente amministrati questi 70 watt per garantire, oltre al funzionamento degli apparati elettronici, anche il mantenimento della giusta temperatura, perché durante la notte marziana, che è fredda, deve essere generato calore per far sì che certe apparecchiature non vadano in avaria. Quindi appunto per garantire la conservazione e il funzionamento di tutto il sistema. Viste le forti escursioni termiche di Marte, qui aridaie con le temperature medie, meno 130 più 30, la novità assoluta della missione Viking fu che ambedue i lander erano corredati di un braccio meccanico in grado di prelevare campioni del suolo e di un piccolo laboratorio interno in grado di compiere alcuni semplici esperimenti per evidenziare la presenza di vita su Marte. Che è successo con questi esperimenti? Foto della Viking, vedete, a colori. Questa è quella taroccata, questa è quella reale. Furono eseguiti 3 esperimenti di biologia che rivelarono reazioni chimiche strane e inattese sulla superficie marziana, che scatenarono polemiche a tutt'oggi non sedate. Poi vi faccio vedere cos'è successo. Secondo gli scienziati, al momento attuale non può esistere vita sulla superficie di Marte a causa della combinazione di irradiazione ultravioletta, assenza di acqua. Lo dicono, non c'è acqua. E natura ossidante del suolo, ma resta aperta, poi scusa, non c'è acqua e c'è una natura ossidante, quindi c'è ossigeno, com'è sta storia? Però siccome le persone, poverette, non ci arrivano, allora loro giochicchiano con queste cose. Ma resta aperta la possibilità di esistenza di forme di vita su Marte in epoche passate. Comunque, anche le temperature estreme, vi ricordo amici che sulla Terra vi sono forme di vite in ambienti totalmente privi di ossigeno, a temperature di centinaia di gradi, o
di decine di gradi sotto zero. Quindi non è che dobbiamo pensare per forza che la vita debba essere uguale dappertutto. La vita è una cosa estremamente adattabile. Basta che ci sia un minimo di presupposto e la vita si adatta. Quindi abbiamo ad esempio i microbi anaerobici, in assenza di aria, eccetera, eccetera, eccetera. O microbi che vivono tranquillamente negli acidi più corrosivi. Quindi dire queste cose è una forma di inganno, perché gli scienziati ste robe le sanno benissimo, ma ufficialmente il potere li fa parlare così, per tenere noi buoni nella ruota del criceto. Resta aperta però, dicevano gli scienziati, la possibilità di esistenza di vita su Marte in epoche passate. Ufficialmente i gas cromatografi e gli spettrometri di massa installati su entrambi i lander non trovarono traccia della presenza di reazioni chimiche di tipo organico. Questa versione però ebbe accese contestazioni che andiamo a vedere, in particolare questo signore qui, Gilbert Levin, fu l'ideatore del test dell'emissione marcata, che è questo esperimento qui. Questo scienziato ha da sempre sostenuto che il suo esperimento, e lo sostiene a tutt'oggi, ha fornito la prova inequivocabile che su Marte c'è vita. In particolare, Levin sostiene che il suo esperimento era più sensibile di quello che ha escluso la presenza di materiale organico. Addirittura, pensate un po', a sostegno della sua tesi, Levin ricorda che in un esperimento analogo condotto sulla Terra nella Valle della Morte, il suo esperimento ha rilevato la presenza di batteri dove gli altri avevano dato esito negativo. Questo scienziato, il dottor Joseph Miller, nel 2001, un neurobiologo dell'Università della California, ha ripreso in mano i dati dell'esperimento di Levin e ha confermato di nuovo che l'esperimento di Levin era corretto e che su Marte c'è vita. Di nuovo, questo scienziato dell'Università di Siena, se non erro, di Pisa, Giorgio Bianciardi, Università di Siena, questo scienziato italiano, di nuovo ha ripreso nel 2012, quindi dopo ben 36 anni, con nuove tecniche i dati della sonda Viking, e di nuovo anche Bianciardi conferma che l'esperimento di Levin realmente aveva individuato la vita su Marte. Quindi dal 76 la NASA sa benissimo che quell'esperimento ha funzionato, ma si tengono ben nascosta la notizia, è l'unica cosa su cui hanno fatto la gran cassa mediatica recentemente, che su Marte c'è acqua, ma è salata. E vi ho spiegato cosa significa. E non era solo l'esperimento di Levin. Vi fu un'altra scoperta anni fa, fu trovato nel Polo Sud da questa dottoressa, la scienziata Roberta Score, un meteorite marziano. Che ci fa? Come fa un sasso di Marte ad arrivare sulla Terra? Mica i sassi volano. Il meteorite ALH 8084001 fu scoperto in Antartide il 27 dicembre dell'84. Questo è il momento del ritrovamento. Un meteorite, dicono gli articoli, che fu scaraventato nello spazio probabilmente a causa dell'impatto di un asteroide su Marte o di una cometa. Infatti la roccia presenta alcune fratture, indice del fatto che dopo la sua formazione, quindi la formazione del meteorite, un evento traumatico l'aveva spaccata ed in parte anche fusa nuovamente. E all'interno di questo meteorite, questo signore, il dottor David McKay, della NASA, ha individuato questi piccoli globuli di carbonato di calcio, simili al calcare, di età più antica dell'arrivo della meteora sulla Terra. Quindi questi globuli si sono formati quando quel pezzo di roccia stava ancora su Marte, che indicavano, tra l'altro, anche questi globuli, che c'era dell'acqua. I globuli, ricoperti da un materiale ricco di ferro, comprendevano solfuro di ferro e magnetite. La presenza contemporanea di questi elementi, i ricercatori compresero che la sola risposta poteva essere l'attività di antichi batteri marziani. La mossa successiva fu quella di cercare un particolare tipo di idrocarburi, che sono quelli policlinici aromatici, che sono prodotti da organismi in decomposizione e sono stati trovati. Io mi ricordo all'epoca la notizia fece un sacco di rumore, quindi la ricerca ebbe esito positivo e i batteri furono trovati nel meteorite marziano.
Tra l'altro venne constatato che la concentrazione degli idrocarburi aumentava dall'esterno verso l'interno del meteorite, un segno ulteriore che non erano il frutto della contaminazione terrestre.